Ma quanto è bello sto risotto alla pescatora! Perché quando cominciano ad arrivare queste belle giornate di sole, a me in testa mi viene soltanto una cosa: il risotto alla pescatora. E oggi l'ho fatto per voi e lo assaggerò per voi. Sapete qua dentro che ci ho messo? Ve lo dico oppure rimanete qua e vi guardate tutto il video? C'è la cozza, c'è la vongola, lo scampetto, il gamberone, il totano. Mamma mia, quanto è buono! È delicato, è buonissimo, è facile da rifare a casa. Guarda la ricetta, mi raccomando. E se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella, iscriviti al canale e metti un like alla ricetta. Guarda il video. Ragazzi, ben ritrovati. Oggi voglio preparare insieme a voi un risotto alla pescatora. Me l'avete scritto in tanti e oggi sono andato a prendere un risotto veramente particolare. E lo facciamo insieme. Siete curiosi? Siete pronti? Qui c'è tanto sole e ci sono tantissimi ingredienti. Vediamoli subito e iniziamo a cucinare. Abbiamo vongole lupino, le cozze, i totani, dei gamberoni e gli scampetti locali. Questi sono di Nettuno, guarda che belli. Gli ingredienti li abbiamo visti, iniziamo subito a cucinare. La prima cosa, anzi, faccio vedere come cucino io il risotto alla pescatora nel ristorante. Quindi lo facciamo identico e spiccicato come si deve andare a mangiare al ristorante. Iniziamo subito. Padella caldina. Mettiamo dell'olio perché la prima cosa da fare è aprire vongole e cozze. Come le apriamo? Prendiamo l'aglio, lo lascio in camicia, ma lo schiaccio e lo mettiamo qua. Questa volta ci serviranno anche i gambi del prezzemolo, quindi metteteceli. Ne mettiamo un po'. Alziamo la temperatura e lo facciamo rosolare. Nel frattempo, la pescatora un po' rosetta deve essere, quindi mi taglio dei datterino che in precedenza ho lavato a metà e li lasciamo qua dentro. Ho anche già preparato un brodo, perché per cuocere il risotto alla pescatora servirà un brodo di pesce, come l'ho preparato con tutti i scarti del pesce che mi erano rimasti, quindi le teste dei gamberoni, rische del pesce, tutto quello che ho ritrovato. Ho fatto un brodo, l'ho cotto col sedano, carota e cipolla, l'ho sfumato col vino bianco, ho messo l'acqua e l'ho portato a ebollizione, l'ho fatto ridurre ed eccolo qua. Le vongole le ho messe a spurgare un'ora in acqua e sale. Ogni litro d'acqua io metto 5 grammi di sale. Le ho fatte stare un'ora, poi le ho sciacquate, le ho rimesse sotto sale per un'altra ora, le ho sciacquate e adesso sono pronte. Cozze e vongole. Lo senti questo rumore bello vivace? A questo punto aggiungo i pomodorini e adesso vado a sfumare con il vino bianco secco un bel bicchiere e adesso le copriamo per 5 minuti, così si apriranno e poi andiamo a cuocere l'altro pesce. Vedi? Il pomodoro ha rilasciato il sughetto, il colore che mi interessava. Io adesso spengo e faccio questo. Se vongole e pomodorini in un contenitore. Il brodo che hanno rilasciato tutti gli aromi, tutti i sapori, li vado a mettere all'interno dell'altro brodo. Metto subito la pellicola, così evito che si seccano sia le cozze che le vongole. E quindi abbiamo trasferito cozze e vongole in un contenitore, abbiamo messo la pellicola per lasciarle umide e adesso nella stessa padella andiamo a cuocere l'altro pesce. Olio, gambetto di prezzemolo e aspettiamo che cominci a rosolare. Nel frattempo mi taglio il totano.
e lo mettiamo subito in padella. Adesso prendo i gamberoni argentini e faccio così. Allora, mi levo le zampette lungo tutta la schiena fino alla coda, aggiungiamo anche gli scampetti, mi vado a scottare il gamberone dalla parte della polpa, levo il totano che è cotto, non lo voglio far diventare gomma, quindi lo leviamo subito. Gamberone fatto, scampi fatti, si spinge tutto. Trasferiamo i gamberoni, gli scampetti, adesso mi preparo il vino bianco perché vado a sfumare il fondo di cottura e anche questo liquido me lo vado a filtrare e metto all'interno del primo del brodo, lo tosto, lo metto in padella così, quindi lo vado a tostare a secco. Vedendo Buzzin si direbbe che il riso è secco, ma lo facciamo, e appena il riso sarà caldo lo andiamo a sfumare con il suo brodo e poi piano piano aggiungiamo tutti i vari pesci che abbiamo cotto. L'unica cosa che aggiungo è un pizzico di sale subito sul riso, così lo insaporisco, e iniziamo a bagnarlo col brodo poco alla volta. Vedete, ancora c'è il liquido, quindi non aggiungo niente, poco per volta. Adesso aggiungo altro brodo perché qui non è rimasto niente. Poi il brodo, mi raccomando, deve essere caldo, bollente, se no il riso non si cuoce. Questo allora, qualche cozza la metto a mezzo guscio. Mettiamo subito gli scampetti che abbiamo rosolato prima, aggiungo anche il gamberone, un gamberone, e aggiungo anche il totano su. Comincia a prendere vita il risotto alla pescatora, comincia a prendere vita. Fino ad essere era un riso in bianco, no? Cotto soltanto con il brodo del pesce. I pomodorini stanno dando quel colore che mi piaceva, quindi, che vi dicevo prima, un po' rosato, non troppo. Aggiungiamo un pochino di brodo. A che punto sta? E soprattutto se il sale va bene, se va bene di sale. Il riso è perfetto, aggiungiamo cozze e vongole, mancano 2 minuti, ci siamo, spingiamo, aggiungo a fiamma spenta un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, basta. Questo è l'unico grasso che ha visto il riso. Lo vado a mantecare a fuoco spento perché ci siamo, il risotto è pronto, il risotto alla pescatora è pronto.
Abbina fame. Chiudiamo sempre con un po' di prezzemolino così fresco sopra. Un goccetto d'olio a lucidare. Mamma mia, che bello. Ragazzi, la buzzicata di oggi è terminata. Aspetta. Ragazzi, la buzzicata di oggi è terminata. Abbiamo fatto questo fantastico risotto alla pescatora. Spero che vi sia piaciuto. Provate a rifarlo. Scrivete nei commenti se volete vedere un'altra ricetta. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella qua sopra. Mentre qua invece iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuta la ricetta. Io vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video con la nuova buzzicata. Alla prossima. Ciao ragazzi.